avevo delle aspettative riguardo questa vacanza, sono state ampiamente superate perché non pensavo di trovare una realtà così bella. Nessun altro tipo di vacanza mi ha mai dato questa proprio pienezza. Io racconto sempre quando dei nostri amici ci chiedono che cosa sono le vacanze in famiglia, le vacanze dell'IVE, e io dico che per noi sono stati un momento anche di conversione. Cercare nelle vacanze di rimettere sempre Dio al centro, cioè che Dio è il centro della vacanza, no? Le vacanze in famiglia sono anche questo, sono mettere Dio al centro della vacanza in famiglia. Attività per i bambini, magari. Gemma. Allora, tre, due, uno. Quindi è un'esperienza da vivere. Allora, è un appuntamento appunto al quale noi non possiamo mancare, nel senso che è proprio richiestissimo da tutti i bimbi e da noi stessi. Una ricarica, ecco, sia a livello fisico, così a livello spirituale. C'è stato un momento in cui io e la mia famiglia anche abbiamo approfondito la fede e l'abbiamo risanata e l'abbiamo anche cresciuta. Tu, Maria e Giuseppe, speranza e consolazione. Avere comunque avuto in questi giorni che siamo stati qua a disposizione i sacramenti, le confessioni, la messa ogni giorno, l'adorazione. L'adorazione notturna. Anche vivere la fede così anche in modo molto naturale, insomma è proprio una cosa bella, è quello che vogliamo per i nostri figli, trasmettere la gioia anche, no, di seguire Gesù. La nostra morte, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, piena. Soprattutto l'anno scorso alloggiavamo Fiascone, la nostra bimba più piccola giocava con gli altri bimbi e un gruppo di amici nel parco giochi che c'è all'interno della rocca. A un certo punto non la vediamo e ci accorgiamo che si era allontanata dal parco giochi e dai suoi amici, si era avvicinata alla statua di Maria e aveva iniziato a recitare l'Ave Maria. E quindi questo è merito vostro sicuramente. Sì, la cosa che noi diciamo sempre che riportano gli stessi bimbi è che in nessun posto si divertono così tanto e contemporaneamente in nessun posto riescono a essere così seri quando c'è da essere seri, cioè i momenti della celebrazione così come del rosario e così via hanno una serietà e una solennità che non trovano da altre parti. È molto educativo per i bambini perché imparano che ci si diverte con semplicità, stando insieme, unendo la preghiera e il divertimento. Uno. Forza Italia! Ole! Qui dal centro del lago di Bolsena, un saluto per le vacanze delle famiglie! I momenti di preghiera sono stati proprio belli per me. C'è subito dopo le scenette serali.
vive nella famiglia come fosse tutta una grande famiglia e nella gioia. La gioia, assolutamente la gioia trasmessa dai fantastici padri, dalle suore, dall'ambiente. Cioè, sperimentare che anche attraverso tanti carismi della Chiesa si parla la stessa voce, no? Mi ha fatto rincontrare, rivedere una chiesa accogliente, gioiosa e sempre pronta a tendere la mano. Tutto questo è avvenuto grazie all'amore e al servizio di tutti, in modo particolare dei padri e delle sorelle che si sono messi a disposizione per noi. A me questo ha aiutato tanto, vedere una chiesa che si dona instancabilmente. Cioè, per far sì che questa vacanza potesse essere veramente una vacanza ristoratrice per noi famiglie, quindi... In fondo qui ci si sente amati.